Assisi piazza il colpaccio nel mezzogiorno di fuoco cestistico della 14ª giornata. Gli uomini di Piero Bucchi espugnano per la prima volta nella loro storia Bologna, strappano la quarta vittoria nelle ultime 5 partite e strizzano l'occhio alla Final 8 di Coppa Italia. Una grandissima Enel nella ripresa. Pensate che i pugliesi avevano realizzato 34 punti nei primi 20 minuti, nei quali la Saie 3 era stata inattivo anche di 16 lunghezze. Poi 54 punti col 53% da oltre l'arco nel terzo e nel quarto periodo, contro i 32 dei felsinei, giunti alla quarta sconfitta di fila. Non è bastato alla Virtus Innsbruck, autore di 26 punti con 5 su 6 da 2, 4 su 7 da 3, 5 falli subiti e 26 di valutazione, anche perché dall'altro lato c'è stato un clamoroso Jeff Viggiano, 25 punti con 6 su 12 da 3, 6 falli subiti e 23 di valutazione. In doppia cifra anche Gibson 17, Ndoya 13 e Robinson 12 punti. I padroni di casa hanno confermato le solite difficoltà nel tiro da 2, si presentavano come ultima squadra del campionato nella specialità e contro Brindisi non sono andati oltre il 46,2%. In classifica la Enel sale a 16 punti, Bologna resta a 12.